Buonasera a tutti amici di Eleven Sports e benvenuti a questa partita di pallamano tra Carpi e Rubiera. La partita speciale, infrasettimanale, questa può essere definita come la giornata dei derby, perché comunque tutte le partite, ove possibile, è stato fatto per fare un derby. A parte Cassano Magnago e Sassari e Siracusa Fondi, poi si affronteranno Campus e Romagna, Conversano e Fasano, derby pugliese valevole per l'altissima classifica, poi Bolzano Bressanone, derby alto tesino anche questo. Anche Carpi, però sicuramente non da meno, perché viene dopo una performance difficile nella quale ha giocato oggettivamente per 10 minuti. Ultima gara della giornata, Bressano Merano, sempre gara del Nord Italia, gara importante per la serie, per la fase diciamo alta della classifica. Ma torniamo a noi con classica casacca nera, primo pallone per i Carpi che attacca da sinistra verso destra dei vostri teleschermi. I ragazzi si conoscono, sono incontrati tante volte e quindi si vanno a salutare, ma questi sono sicuramente dei convenevoli, perché si è pronti ad affrontare una gara importantissima, una gara che a prescindere da tutto è sempre un derby nella quale nessuna delle squadre vuole perdere. Quindi sono convinto che vedremo sicuramente una bellissima gara. Nel mentre vediamo Coppola, Meiri, Nico Casa, che palla a Coppola che si era infilato a pivot. Mentre vediamo subito il Rubiera va in attacco con Alan Pereira, che si porta nella fase centrale del gioco in cabina di regia. Giro palla sulle posizioni, Carpi schierato con la classica casacca nera. Strada di Benedetto, uno dei giocatori più diciamo importanti della compagine in casacca rossa. Prima stagione a Rubiera, ma si è subito fatto voler bene. Sta facendo veramente molto molto bene questo ragazzo. Di Benedetto torna subito in cabina di regia. Incrocio, no, finto per Pereira, guardate che palla morbida che ha mollato per Elio Strada, che non si fa pregare, la mette alle spalle di Aifressa, ma va, che esperienza di Cavina, ha preso uno sfondo su Coppola, ma sul battimento di fronte, ingenuità e passi della formazione rubierese, quindi palla in mano ancora al Carpi. Difesa del Rubiera molto attenta sugli anticipi, sulle posizioni. Giro palla, Nico Casa, incrocio senza palla, Coppola, vediamo, scarica e doppio incrocio per Meiri, Nico Casa si prende, prova ad andare via, prende il vantaggio, ma sotto fallo, 9 metri per il bomber carpigiano. Si batte Beltrami, che dopo una lunga assenza torna come titolare della compagine del Carpi. Casa, Meiri, uno contro uno, fa salire Ceccarini e viene impattato fallosamente da Cavina sui 9 metri e l'arbitro fiscalissimo, no gialli oggi, vuole far subito capire l'area che tira, quindi massima
severità. 2 minuti per Cavina, il Carpi in superiorità numerica dopo 3 minuti della prima frazione di gioco. Nico Casa fa scarica per Sortino, c'è l'angolo per lui e il sacca alle spalle di Bolivac. Bel gol dall'ala carpigiana. Oggi va in cambio Bolivac per consentire a Rubiera di giocare in parità numerica questo attacco. Di Benedetto, cabina di regia. Jack Boni, l'ex di Carpi, dopo tante stagioni a Carpi, tornato nella sua Rubiera. Jack Boni, ricordo, artefice della promozione in Serie A1 e giocatore sicuramente molto molto fondamentale. Ma guardate che aggressività, Sortino che scarica per Alex Coppola che va in eret e la mette alle spalle di Bolivac. Tanta concentrazione in questa prima fase per i ragazzi di Mister Serafini. In questo palazzetto qua al Vallauri oggi pieno come non mai, anche a fronte della gara infrastimanale che ha chiamato tanti ragazzi che giocano a pallamano nella vicinanza delle squadre vicine. E guardate però anche Meiri, che blocco, che difesa, che attenzione. Ma sicuramente il Rubiera non è da meno. Rubiera che va in seconda fase, ma capisce tutto Ceccarini, che richiama anche Meiri all'attenzione, perché i ragazzi sono consci di entrambe le squadre che ogni pallone è un pallone da finale di Champions. Ora vediamo Alex Coppola, chiamalo schema per la compagine in casacca nera. Esce Beltrami, sempre 6-0, Rubiera fa un passo fuori perché non c'è il pivot. Vediamo, Nico Casa si prende un tiro alquanto forzato che però la mette alle spalle di Bolivac, che sicuramente non si aspettava un tiro da fermo in quel momento così. 4-1 per i Carpi dopo 6 minuti di gioco. Di Benedetto fa salire Boni, fa uno contro uno, no, riscarica, prova l'uno contro uno. Naga via lo Seini, che d'ora in poi chiameremo Navid, perché è importante che ognuno conosca i propri limiti. Io sono conscio di non riuscire a dire questo cognome, quindi andiamo su Navid. Di Benedetto chiama fuori strada Beltrami, si prende un passo in più. Navid uno contro uno, prende il passo ma fa passi, controlla Meiri se c'è la seconda fase. Non c'è la seconda fase, ma scarica, che pallone di Nico Casa, che scarica, si prende la forzatura, tiro in uscita mentre il giocatore scivolava verso il fondo, pochissimo angolo zero. Angolo zero, ma Nico Casa lento come una carovana è arrivato ad attacco finito, ma come dice Raul Sornione è andato a recuperare questo pallone. Ringraziamo Raul e lo salutiamo per tutte le partite in cui ci ha accompagnato in regia. Forza ragazzi! Si continua con Nico Casa, cabina di regia, che chiama fuori Beltrami. Guardate, va in pressione Bortolotti. Meiri scarica, Nico Casa uno contro uno, non salta l'uomo. Meiri riesce a prendere il vantaggio, c'è il buco per
c'è il buco, ma Beltrami taglia in area, quindi attenzione, possibile di seconda fase. Niente, Carpi schierato, Di Benedetto, uno contro uno, c'è il buco, ma non è freddo, scarica, salta Ceccarini, c'è il posto per Boni, che non va tra 0 e 1, ha provato andare tra 1 e 2, ma Meiri ci mette una pezza, attenzione, l'arbitro ravvede che Meiri non stava mantenendo la distanza, quindi cartellino giallo. Parla in inglese, forse ti capisce. Di Benedetto, sempre in cabina di regia, chiama lo schema 1. Guardate Benci, va per salire, sale Benci, tanta roba Benci, tanta classe, tanta esperienza, tanto carisma, guardate, prova a prendere palla Sortino, perché non ci riesce, e Benci, grazie alla sua grandissima esperienza, riesce a giocare con Aifres, ma anticipando leggermente il tiro e mettendolo alle spalle. Ma intanto il Carpi spreca, ma anche il Rubiera spreca con Cavina, passi in contropiede, un errore che non ci aspettiamo da un giocatore di siffatta esperienza. Partita fino a questo momento veramente molto molto bella. Arcadio Palma, giro palla, Alex Coppola scarica in croce per casa, uno contro uno, Meiri che fa salire Ceccarini, che si prende il tiro, no, scarica per Sortino che si fa ipnotizzare da Voljuvac, e però il Rubiera sbaglia il contropiede Benci e ridà la palla agli uomini di Mister Serafini, che tornano in attacco, chiama Nico Casa, chiama il gioco, posiziona il pivot su Pereira. Beltrami guarda l'arbitro chiedendo di fare attenzione sui blocchi, ma gli dà la palla e vediamo qua, c'è del rigore per difesa in area di Pereira, perché Beltrami è riuscito ad arrivare in scivolamento sui 6, Pereira ha provato a chiuderlo, però ha ottimizzato la traiettoria non facendo il cerchio. Vediamo Alex Coppola contro Voljuvac, che gli lascia un angolo e va esattamente nell'angolo dove Voljuvac ha lasciato l'angolo. Nel mentre, attenzione, Pereira va uno contro uno, salta l'uomo ma non riesce, vai David riesce ad andare via l'uomo, va in chiusura Casa e in ritardo perché blocca il giocatore in casacca rossa da dietro, quindi due minuti sanzionato il numero 10 Carpigiano. Vedremo ora come il Rubiera affronterà questa superiorità numerica. Vediamo intanto Pereira va verso i box, cambio, esce Pereira ed entra Pagano. Bortolotti pivot intanto, Pagano, c'è spazio a sinistra, su Tremerica prova, ma si palla per Benci che schiaccia troppo il pallone per provare a metterlo sotto la gamba di Aifrey che l'aveva alzata, ma sfortuna per lui che Benci impatta solamente la parte superiore della traversa, quindi il Carpi con estremo calma va in attacco. Vediamo intanto che entra Samuele Serafini al posto di Aifrey per giocare l'attacco in parità numerica, nel mentre il primo minuto di inferiorità numerica del Carpi è trascorso. Alex Coppola non scarica il pallone su Meiri per far passare il tempo, l'arbitro chiede il rispetto della distanza, quindi si ricomincia. Beltrami esce Beltrami, va in pressione Cavina, uno contro uno, lo sale Ceccarini, palla per Coppola sotto passivo e prova a fare salto e palleggio Coppola, ma non va, quindi vediamo
Beltrami mi chiede quanti passaggi ci sono. Siamo alla fine dei palleggi del passivo, si prende il tiro Coppola e che riesce a ingannare Voljovac, perché la palla passa in mezzo al muro, sul primo palo, sul palo che doveva coprire il muro, quindi non ci sentiamo di dare la colpa a Voljovac per questo tiro. Bravo secondo noi Coppola, ma guardate che faina Ceccarini, si prende, che tiro ha fatto Coppola, un tiro altissimo, poteva sicuramente sfruttare meglio questa seconda fase. Ma guardate la mano di Aifressa, ma su Navid in penetrazione, che ha tirato a colpo sicuro, forse con superficialità, perché comunque la parata è stata fatta a mezza altezza. Nel mentre sono passati 2 minuti e il Carpi in parità numerica. Nico Casa, cabina di regia. Alex Coppola va uno contro uno. Pressione sugli esterni, ma cosa fa? Cosa fa Casa? 3 passi e tiro dai 12. Guardate, Di Benedetto prova a accelerare, a cambiare. E riesce Navid ad accorciare la distanza. Ora il Rubiera sta spingendo per provare a colmare il solco che sta facendo, facendo la compagine di Mister Serafini. Nico Casa, vediamo, si sposta a destra e Meiri al centro, Coppola a sinistra, esce Beltrami, sale la difesa del Rubiera perché non c'è il pivot. Nico Casa uno contro uno, scarica per Coppola in penetrazione. Oh, bellissimo movimento di Casa, che è riuscito a chiamare a 6 il secondo, lasciando l'autostrada libera per Coppola, che in stile telepass entra tra 1 e 2 in modo molto sicuro. Rientra Pereira, Pagano in centro, Bortolotti pivot, blocco che sta bloccando tra 2 e 3 a destra, c'è spazio, prova a scivolare ma fa una buona guardia. Se avete notato come hanno difeso bene la difesa del Carpi sul pivot, è riuscito Nico Casa ad andargli davanti, a non subire il blocco. Complimenti per la difesa. Nel mentre cartellino giallo committato ai danni di Alex Coppola. Giro palla Pereira chiama il gioco, chiama il pivot, che esce Bortolotti, cambi di posto, Pagano, c'è spazio anche per il tiro, prova a buttarsi dentro, palla scarica per Boni, che quanto ha saltato Boni, ha saltato veramente tanto e la mette alle spalle dell'incolpevole Aifressa. Ma nel mentre guardiamo difesa di Navid, forse al collo, vediamo, sì, cioè, si fa il cenno l'arbitro, difesa al collo, quindi l'arbitro invita il giocatore in casacca rossa ad andare a riflettere su quello che ha fatto in panchina. I Carpi va in doppio pivot, Serafini dà qualche istante di riposo ad Alex Coppola, perché sa che la partita non è lunga, sarà lunghissima, eterna dicono. Nico Casa cost to cost, Ceccarini, ma troppo ampio, quindi sprecata questa occasione. Schema che nella stagione questo aveva dato tante soddisfazioni. Ora vediamo il Rubiera, porta vuota per giocare in parità numerica. Pagano, terzino destro, fa salire Benci.
di Benedetto, cabina di regia. Un centrale dotato di un cambio di ritmo veramente, veramente spettacolare. Veramente tanta, tanta roba di Benedetto. Di Benedetto, uno contro Serafini, scarica palla per Pagano che si prende un tiro forzato, porta vuota, vediamo se tira Samai, Frey, ma non va. Giusto. Si prende la calma, con calma. Dai, adesso! Dai adesso! Vediamo sempre doppio pivot, scarica la palla per Sortino, non c'è il buco. C'è palla per Meiri, palleggio in area da parte di Pagano. Quindi palla per i Carpi. Dai cazzo! Solo, come detto, palo interno per Meiri. Dai, no. Vediamo Nico Casa, uno contro uno, che palla che ha dato per Sussoria e che parata che ha fatto Voljuvac, cosa ha fatto? Dai, va bene, dai! Un ragazzo che sta facendo la differenza. Un ragazzo che ha un'efficacia di tir, un'efficacia del 41%. E mentre guardate, intanto il Rubiera fa passare tempo per far entrare due minuti, ma sono entrati tutti, quindi ora cambia. Si prende il tiro forzato sopra la testa e traversa per il Rubiera. Non so se Samai Frey ha sporcato o meno il tiro. E mentre dopo 18 minuti, 8-4 per i Carpi, Nico Casa. Meiri prova uno contro uno, ma va a stamparsi contro una montagna chiamata Pereira. Giro palla, sale Sortino, palla per Coppola, Giastia, no, non tira, palla per Nico Casa, si prende un tiro con l'uomo addosso, tiro con lo zainetto e la mette dentro. Il Rubiera spinge Pereira, che boccia, che ha mollato, no. Ai danni è per Sucavina che prova un lob, ma capisce tutto, sai fresa, ma Nico Casa, c'è un buco, ma scarica per Coppola che in doppio appoggio trova puntuale Voljuvac. E dall'altra parte sul ribaltamento di fronte, rigore per la compagine in casacca rossa. Pagano la mette sotto le gambe del portiere del Carpi. 9-5 dopo 20 minuti. Meiri, Carpi senza fretta. Cavina si prende qualche passo in più fuori, perché comunque il pivot, Beltrami, è tutto dalla parte sinistra, la parte di Boni, tra Boni e Pagano, tra uno e due. Ceccarini, sale Meiri, Nico Casa e vediamo se angolo o meno. Sì, angolo, non riesce a toccare il Voljuvac. Meiri, Coppola, palla morbidissima per Beltrami che con un tiro un mezzo sotto mano la mette dentro. 10-5, 21 minuti, spinge Rubiera e fallo, difesa di Meiri. E time out chiamato da mister Galluccio. Ma andiamo in time out anche noi, perché ne abbiamo drammaticamente bisogno. Aria.
rieccoci qua in diretta, pronti per vedere cosa avrà suggerito mister Galluccio ai suoi giocatori per su come poter attaccare la difesa del Carpi. Vediamo intanto, guardate la palla quanto non rotola questa palla, chili di pece, sarà contento il custode. Vediamo intanto Beggi, fa salire Pereira, non tira, scende e tira, però molto molto defilato, sicuramente ha scelto un tiro complicato perché era completamente rivolto verso la parte laterale della palestra, con un tiro incrociato veramente molto 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 complicato che non ha trovato la porta. Vediamo intanto, abbiamo Soria in mezzo alla difesa del Rubiera. Guardate come spinge Pereira e l'arbitro interviene, puntuale come le tasse. Nel mentre viene chiamato anche Tiziano per evitare che i ragazzi possano scivolare e farsi del male. Tiziano numero uno. Si può riprendere con questo 9 metri che batte Daniele Soria. Meiri sempre a destra, esce Soria, attenzione, esce Soria, palla per Meiri che scarica per Coppola, Nico Casa prova l'uno contro uno, rischio sfondo ma para, quindi niente, palla per il Carpi. Dai pure ragazzi, ha cercato lo sfondo la Vid, ha cercato lo sfondo su Casa che non ha ravvisato però l'arbitro. Nico Casa, palla per Soria che con una girella di una lentezza esagerata, che ha rischio passivo questa girella, la mette dentro, ma guardate intanto come spinge Rubiera, ma come spinge Meiri, che sicuramente tenere un giocatore della stazza e dell'esperienza di Pereira non è semplice. Intanto Pagano salta l'uomo, va in raddoppio, va in rabocchio Samuele Serafini, ma i giocatori del Rubiera saltano l'uomo, ma c'è sempre un puntuale raddoppio di un giocatore in casacca nera. Pagano è lì, uomo addosso, Soria scarica, c'è tanto spazio, gran gol, c'è tanto spazio perché comunque il pivot è riuscito a sbilanciare l'altro terzo e quindi Pagano ha visto lo specchio della porta e ha trafitto, veramente un bel gol, ha trafitto ai frei. Vediamo intanto Soria che blocca tra 2 e 3. Meiri va uno contro uno, sale Ceccarini, c'è spazio per lui, si butta dentro, ma non va. 9 metri per la compagine in casacca nera. Meiri, Coppola, ancora Meiri, prova l'uno contro uno con Pagano. Scarica per Ceccarini, ci sta il tiro, ma cosa ha trovato Nico Casa? La manola di Pereira nel mentre si butta dentro Coppola, che però viene sporcato, viene toccato al tiro, se non ho visto male, da Navid. Quindi 7 metri, Coppola dice non me la sento e Ceccarini dice io sì, aggiunge un po' di pesce di cortesia. Che ci sta sempre Ceccarini, finta di tiro, dove l'ha messa Ceccarini, che rigore
Che morbidezza! Veramente un tiro, un bel rigore. Veramente, veramente un bel rigore. Finalmente! Guardiamo, mister Galluccio butta nella mischia Bonassi. Giro palla Bonassi, cabina di regia, ma non gli arriva il pallone perché viene impattato il tiro, viene impattato, quindi 9 metri e c'è la necessità del medico, direi, perché rimane a terra, se non vedo male, David. Si rialza. Applausi, applausi per lui, per questo ragazzo che finora sta dando veramente tanto. No, chiedo scusa, sì, lui, sì, sì. David. E si ricomincia sempre, 4 minuti al termine. Rubiera, Bonassi, Bonassi in mezzo, cabina di regia, la vide, prova, ma passi, quindi palla ancora per i Carpi che si distende in seconda fase, ma quanto è lesto Rubiera a chiudere. Quindi il Carpi deve ricominciare con il gioco ragionato. E time out, questa volta invece viene chiamato il time out dalla squadra di Mister Serafini e andiamo in time out anche noi. Rieccoci a valle di questo time out chiamato da Mister Serafini. Vediamo Ceccarini che massaggia questo pallone. Palla per Soria, si attende per il fischio. Check con i cronometristi. Check col tavolo e si ricomincia. 3 e mezzo al termine, Carpi più 6, palla in mano. Serafini, palla va infrazione di passi su Serafini, va in seconda fase, si distende Rubiera. Soria prova a chiudere, Nico Casa fa buona guardia, il Carpi difende, ma sono usciti tutti, ma esce anche Aifrey Sama, che chiude il tiro, proprio ha lasciato aperto lo specchio, poi è andato in chiusura su Cavina. Che bella parata che ha fatto, veramente una parata stupenda. Serafini, palla per Meiri, va l'uno contro uno, si butta dentro, palla per Nico Casa che spinge, ma trova la difesa del Rubiera che dice di no, con un ottimo raddoppio. Nico Casa dice: allora io tiro da fuori. Non è una buona scelta. Tiro abbastanza lento e pre-telefonato. Pagano, cabina di regia, non si sa cosa fa. Va in contropiede Soria, che non si azzarda. Non si azzarda il Carpi, non spinge. Saggiamente, perché non era sicuro del passaggio, quindi ha scelto di giocare palla dopo palla, gioco ragionato. 2 al time nella prima frazione di gioco. Meiri, cabina di regia, esce Soria, passo in fuori anche per tutta la difesa del Rubiera. Rientra insieme a Soria, che però c'è la palla e la prende Soria e la mette ancora dentro.
quanto è cresciuto Soria in questa stagione. Nel mentre, guardate, prova l'uno contro uno, Pagano scarica per Boni che non tira. Bonassi, giro palla, c'è la palla per Benzi, ma Sortino che intercetta, però 9 metri, 1,5 al termine. Bortolotti torna pivot, Di Benedetto chiama lo schema, sale Boni, allarga per Pagano che la scarica per Boni che prende per Bortolotti che è riuscito a prendere bene il tempo, va su Nico Casa, gli arbitri vedono che l'ha trattenuto da dietro, quindi 2 minuti ai danni di Casa. Secondo 2 minuti per Casa. Un fallo probabilmente evitabile e abbastanza ingenuo. Però sicuramente quando la tensione è alta è difficile restare concentrati. Nel mentre vediamo che Di Benedetto va a uomo, 5+1 uomo su Coppola. Autore finora di una performance veramente importante. Meiri va l'uno contro uno, no, scarica palla per Ceccarini che prende il 9 metri. 20 secondi al termine. Sotto passivo per i Carpi. Vediamo se prende l'ultimo tiro. Meiri, tiraccio di Meiri che para Vogliovace. 4 al termine. Di Benedetto con un missile che prende il quadro svedese e quindi si va a riposo con il Carpi avanti 13-17 e noi andiamo in pausa, ci vediamo tra poco.
Rieccoci in diretta con il Rubiera che sta continuando a scaltarsi per essere al top della performance. Il Carpi invece schierata in difesa, pronto ad aspettare, ad attendere i Leoni casacca rossa. Attendiamo anche noi che passino i 10 minuti tra primo e secondo tempo. E vediamo, l'arbitro va verso il centro del campo. Abbiamo ancora un minuto. È uscito il 29-11. Un minuto e 11. Vediamo Strada va per battere questo, per spaccare questo secondo tempo. No, perché noi gol li facciamo. Check del tavolo e si comincia. Seconda frazione di gioco. Rubiera, palla in mano, che deve spingere ma con testa per recuperare questo svantaggio. Ogni pallone è pericolosissimo per i Carpi, ed oro per i Carpi, per il Rubiera. Guardate intanto come spinge Rubiera, che cerca spazi. Ma cosa fa Meiri? Che mano! Quanto era lungo quel braccio! L'ha allungato! Sembrava Elastic Man! Ha allungato il braccio ed è arrivato dove nessuno del Rubiera pensava, osava immaginare potesse arrivare una mano. Il Carpi in un in meno, con tanta calma, va a fare... Guardate Coppola! Cosa fa? Ha seminato il panico nella difesa del Rubiera. Aulin per la difesa del Rubiera. A noi piace giocare uomo in meno. Bravo Ale! E Coppola gira, galvanizzato, prova Ceccarini a rubare, rischio. Dai, doppio Ceccarini, contropiede, la mette dentro e la infila lì dove si incastra. Il Carpi sta massimizzando questa inferiorità numerica. Secondo me Mise Serafini ha valutato di continuare a giocare un in meno. Nel mentre guardate cosa succede. Cosa succede? Medici in campo. Vanno a parlare i due arbitri. Se c'è qualcosa o meno, due minuti ai danni di Beltrami per chiusura con eccessiva fuga. Guarda, ma quello è il Beltra che riconosco io, è quello. Esatto. Il Carpi continua in inferiorità numerica. Vai Samu! Sarebbe veramente interessante vedere anche Pieracci giocare questa gara. E anche Mala. Giro palla Pagano cabina di regia. Strada prova a costruire il gioco, all'esperienza numerica c'era tanto spazio per Strada, ma si prende un tiro un po' forzato e un po' lezioso. Ila, è andato un po' leggero mi sembra su questo tiro, e Samà battuto è riuscito a recuperare e andare a prendere. Grande Samà! Vediamo, intanto è andato tornato nel campo Nico Casa. Soria, Casa fa uno contro uno, si prende il tiro un po' forzato, ma cosa fa? Dove è andato a prenderla? Voljuvac, che si tiene a mantenere il suo 41% di efficacia. Nel mentre c'è tanto spazio e si infila come un coltello nel burro il numero 5, Robertino Pagano. Veramente molto molto efficace questa soluzione della Rubiera, che è riuscito a massimizzare la superiorità numerica. Il Carpi sempre con la porta sguarnita, non ha nessuna fretta né nessuna intenzione di spingere, deve aspettare che rientrino, che scadano questi due minuti dati ai danni di Marco Beltrami. Nico Casa, uno contro uno.
salta Cavina, ma vai raddoppio. Vai raddoppio Pereira. Giro palla lì, rischio passivo per i Carpi. Coppola, casa, vale, guarda che raddoppio, ma cosa si inventa? Cosa si inventa Nico Casa e cosa va a parare Voljovac? Veramente, veramente bravo. Tiro un po' leggero di Coppola. Guardate. Che bel tiro. Ha caricato Pereira. Tiro un po' telefonato che ha ingannato Alfred. Adesso! Reagire adesso! Subito! Ora il Carpi è entrato un po' in difficoltà. Chissà se sono i classici minuti di blackout del Carpi al cambio tempo. I primi 10 minuti il Carpi le soffre. Perché questa partita soffre non sempre. Può finire facile. Nico Casa prova l'uno contro uno. Palla, molla la palla per scaricare. Ma guardate che difesa! Che difesa di strada che non consente a Coppola di girarsi. Veramente una bella difesa. Casa, cabina di regia, scarica, prova il tiro, che lob, mamma mia, cosa ha fatto, finto di scarico all'ala, si butta dentro, con l'uomo addosso, ha tirato, la morbidezza, dai difesa adesso, e prova, guardate come spinge ora Rubiera, con David, che prova ad accelerare, perché per accorciare la distanza. Ma fa buona guardia Coppola. Vediamo intanto che Mister Serafini non utilizza Nico Casa in difesa, in quanto ha già due volte due minuti. Testa rega, testa adesso, dai questa difesa! Pereira, guardate che raddoppio! Bravo! Che raddoppio che ha fatto Serafini, che ha mollato Pereira quando ha mollato la palla. Per andare in chiusura, il raddoppio su Coppola. Meno cinema! Uno contro uno con Meiri The Wall. Sotto passivo il Rubiera, Pereira si prende il tiro, ma vola! Vola due mani lì in mezzo, Serafini, quindi corner per il Rubiera. Prova il volo, no. Pereira prende ancora il tiro, sì sicuro. Ma prende l'esterno della rete, solo montante esterno. Il Carpi senza fretta. Allora, ragazzi. Rientra Nico Casa. Bravo Samu! Bravo Samu! Coppola cabina di regia. Vediamo, incrocio senza palla. Il pivot del Carpi prova il blocco, che riesce, ma blocco irregolare. Troppa fuga di Soria nel blocco. Pereira scarica, uno contro uno Pagano, salta la difesa, prova, scarica per Ila, ma non è un passaggio, è un missile terra-aria. Bravi, raga, e dai, Ila non può tenere, anche se ci fosse stata una maniglia attaccata a quel pallone sicuramente non avrei potuto prenderlo. Passaggio eccessivo. E i Carpi, Sornione torna in attacco. Intanto vediamo Beltrami in mezzo alla difesa, quindi, ma quanti chili ci sono tra Beltrami e Pereira. Prova ad andare a prendere lo sfondo su Casa, palla per Meiri, ma trova petrolio per lui. Dai Ayob, ancora credici. Vediamo come spinge Rubiera, guardate che bello che ha fatto, che bella azione Pereira, finta di passaggio che manda fuori gioco tutta la difesa, veramente un'azione molto molto bella. Ma guarda il Carpi perde palla ancora con Beltrami, ma Rubiera ancora più sprecone, se non ho visto male passaggio sbagliato di strada, credo strada. Dai raga, dai ancora con la testa, dai ancora! Cosa succede? Pallone bagnato forse? Quindi si va col secondo pallone. Che c'è Carini, provvede già a curare, metterci un po' di pece.
e si riprende, check il tavolo dall'ok, tutto regolare e si ricomincia. Vediamo sempre Beltrami in mezzo alla difesa. Intanto no, attenzione, viene buttato nella mischia Carabulea al posto di Meiri. Vediamo questo ragazzo dopo un anno a campus, col campus, che affronta la Serie A Beretta per la prima volta. Giro palla Carabulea, si prende il tiro sporcato, molto telefonato, che non impedisce di sicuro Voljovac. Vediamo intanto il Rubiera, David prova uno contro uno, palla per Bartoli che la mette dentro, azione un po' confusa da parte Rubiera ma sicuramente molto molto efficace, che riesce a sfruttare l'errore al tiro di Carabulea. Giro palla, viene messo a destra il mancino carpigiano. Beltrami, palla fuori per Casa, si prende ancora il rischio passi, attenzione, palla per Sortino che si butta dentro, ma buono il raddoppio di Ila che impedisce il tiro a Sortino. Palla per Carabulea che c'è ancora il tiro, la mette dentro, non si è fatto demoralizzare a valle dell'errore precedente e la mette dentro. Tanta personalità da parte di questo ragazzo, veramente personalità, si è preso un tiro non semplice ma l'ha preso giocando anche di polso, con portiere da una parte e par dall'altro, ha ragionato, complimenti. Bonassi intanto in mezzo, no, va a sinistra sempre Pagano, prova uno contro uno, gira, guardate cosa ha fatto Pagano, mamma mia, bello. Che azione che ha creato lo scompiglio, ha scolato veramente lo scompiglio per Bartoli e Bartoli l'ha riuscito a fare gol, veramente complimenti a Pagano che non sta facendo, diciamo, rimpiangere Di Benedetto con una gara non alla sua altezza. Dai raga, guardiamo il campo, dai, vogliamo una bella difesa. Nico Casa, cabina di regia. Incrocio senza palla con Coppola, Beltrami in mezzo, fa il blocco, rimane lì il Carpi, torna in attacco. Che dire, in questa partita mi sembra di vedere comunque un Rubiera molto molto sprecone. Il Carpi è buona la difesa, è stato Pagano è riuscito a chiudere sul passaggio su Beltrami e Casa ha dovuto tirare molto scordinato. Complimenti a Pagano. E bravissimo David a metterla dentro, a riportare il Rubiera in partita. Ora il Carpi necessita calma e tranquillità, rischio di chiamare un time out per il Carpi perché ha bisogno di spezzare questo momento della compagine in casacca rossa, nel quale abbiamo Voljovac che sta facendo il Voljovac sugli scudi. Coppola non tira, palla per Casa, uno contro uno, palla per Coppola che ha tiro sicuro, becca solo il palo, colpisce il palo esterno e il Rubiera sbaglia il tiro di strada. Cosa succede? Si sono scontrati due giocatori in casacca nera, non si sono assolutamente visti, speriamo nulla di grave. Beltrami è già in piedi. Bravo Beltrami! Meire ancora a terra. Nel mentre vediamo che sta entrando in campo il numero 19 dall'olio. Speriamo nulla di grave per il giocatore,
per Meiri, però che non accenna ad alzarsi. No, no, eccolo qua, si sta alzando. Applausi per lui e si va a sedere un attimo in panchina a rifiatare per capire dov'è. Nel mentre, dopo 13 minuti della seconda frazione di gioco, il Carpi avanti 18-14. Partita che ha visto tanti errori da parte di entrambe le compagini. Dai Harry, dai! Vai Harry! Si ricomincia Harry. Con Ifrey Samar che batte questo fallo. Sempre Carabulea nella mischia. Nico Casa, cabina di regia. Beltrami tutto a destra, esce Beltrami, fa incrocio Casa, incrocio lungo, torna in posizione, solo un semplice giro, cambio di posizione. Carabulea si prende un tiro ma sotto passi, che viene sancito dal direttore di gara. Quindi attenzione, Pagano si ferma, rischio passi, passi fischiato ai danni di Bonassi. Tanti errori i fondamentali, back to the basic giovedì per tutte e due le squadre. Vediamo Pereira come Pereira e Cavini, sicuramente due clienti molto scomodi lì dietro. Beltrami non si starà sicuramente divertendo. Nico Casa, guardate Pagano come difende, che bella difesa. Con le mani belle dritte, piegato sulle gambe, in posizione, un timing veramente importante. Ma a proposito di timing, va in time out Mito Serafini, perché il Carpi necessita di un break. Ma andiamo in time out anche noi. Rieccoci ad avvale di questo timeout, secondo timeout chiamato per il da Mister Serafini, chiamato per il Carpi. Dai rega, adesso, dai Sicuramente timeout importante per il Carpi, perché comunque è un momento di difficoltà. Sta trovando soluzioni pulite, tanti tiri forzati. Vediamo se Mister Serafini è riuscito a dare le corrette indicazioni ai suoi ragazzi e se i suoi ragazzi seguiranno le corrette indicazioni di Serafini. Nel mentre va con un tiro dai 9 metri Serafini Samuele, che trova solamente la spalliera. Vediamo come affronterà questa situazione Rubiera. Pagano, giro palla molto veloce, giro palla veramente molto molto veloce, troppo veloce, che non si gioca il contropiede. Il Carpi qua ruba palla, no, non ruba palla, rischiato di perdere palla in un modo veramente come dire beffardo. Il Carpi torna in attacco, tante chance per il Carpi. Nico Casa, Coppola uno contro uno e gol sotto fallo, però anche questo un gol comunque sì dai 7 metri, però con l'uomo addosso e forzato. Non è stato un gioco pulito, un gioco dove è andato al tiro
diciamo più pulito. Sì, se, se non è... Ora sicuramente a valere anche di quello dato nel primo tempo. Il, la compagine sono molto stanche, molto molto stanche. Cosa ha fischiato? Forse entrato in area al pivot. Invasione d'area. Regalo per il Carpi. Regalo per il Carpi. Vediamo se riuscirà a prendere, a sfruttare, prendere il largo, sfruttare questo regalo che ha fatto Rubiera. Serafini, Coppola, Nico Casa, uno contro uno, fa salire Dall'Olio, sempre Coppola, cambia di fronte, va, prova ad andare dentro, non c'è, 9 metri. Si era proposto Ceccarini per prendere la palla e tornare su, ma non l'ha visto Samuele Serafini. Si ricomincia, Calluccio chiede, chiede il passivo timidamente. Passivo, l'arbitro ascoltano. Ugo, cosa è successo? E la girellona da parte di Nico Casa. Però onestamente non ho visto dove è andato il terzo difensore. È andato via. Pagano scarica, cerca la manovra costruita. Alla Pereira ferma il gioco. Ferma il gioco. E mister Galluccio, time out. Time out da parte del Galluccio. Quindi andiamo in pausa anche noi. Guardiamo, guardate, guardate come i mister sfruttano fino all'ultimo attimo e forse anche oltre per dare i loro consigli, le istruzioni di gioco. Dai rega, dai, 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 fino alla fine, spingere! Ora che ogni palla è sempre più importante, il Rubiera che deve giocare pallone dopo pallone, senza fretta, ma cercando di macinare gioco e costruire una buona difesa. Il Carpi che invece deve tenere soprattutto in difesa per cercare di salvaguardare il vantaggio finora che è riuscito a costruire. Vediamo, esce il pivot, esce Strada, giro parto le posizioni, va su 1 e 2, Pereira perde palla, se la prende doppio, pallone perso e il Carpi gioca senza fretta, pallone fondamentale, giocato con massima calma, senza assolutamente avere fretta per il Carpi, perché è una delle pochissime volte in stagione dove il cronometro è amico della compagine in casacca nera. Nico Casa, uno contro uno, scarica per Carabulea, che però impatta contro il muro rosso. Buona la chiusura tra 1 e 2 di Strada. Sotto passivo il Carpi, palla per Beltrami, rischio di difesa in area. No, no, il fallo è iniziato fuori. Il fallo è iniziato fuori dall'area. Buona, veramente una bella difesa. Time out, chiedo scusa. Viene chiamato lo scopettone per asciugare. Una bella difesa da parte del Rubiera, mi sembra da parte di Cavina, specialista difensivo. Vai Beltra! Siamo pronti per riprendere 9 metri sotto passivo, quindi 2 in barriera, vediamo se c'è un gioco al tiro secco. Prova il gioco Nico Casa ad atterrare, ma atterra sui
ma gli rimane la palla attaccata ai piedi. Torre, però gli ha saltato torre, l'uomo. Era venuto il giochino. Dai. Già se ne approfitta. Che bel gol di Navid. Va veramente un bel gol in doppio appoggio. Che bel gol che ha fatto. Ha visto il buco ed è riuscito ad infilare. Nel mentre guardiamo come si è bloccata quella palla in nella rete di cortesia. L'arbitro guarda, controlla e decide se andare ad aiutare il portiere in casacca blu. Nel mentre va a prova, c'è Carini, dice io sono pratico di togliere le palle dalla rete. Serve un aiuto. Spero non usino le forbici perché la rete è nuova. Ma noi, va Coppola, anche Ceccarini desiste, va il terzo, va anche Tiziano, no, l'arbitro dice no, non c'è bisogno, ci sta riuscendo Coppola, va dall'olio perché vede Coppola in difficoltà. Quanto è complesso, forse conviene veramente lasciargli la palla. Coppola prova a usare la forza, cercano le forbici. Arriva Beltrami, dice la prendo io. Applausi per lui, il Van Laurin di Sibiglio. È andato, ha preso la palla ed è tornato. Ci penso io. È finita la partita, Dai, rega! Fino alla fine, spingere, cazzo! Si ricomincia dopo questo piccolo siparietto. Beltrami tra 1 e 2 a sinistra, Nico Casa. In mezzo, esce Beltrami, prova a disturbare su Carabulea, Coppola, Nico Casa, uno contro uno, fa per Carabulea, ma non c'è il buco, si butta dentro, ma la difesa di Navid sui 6 metri è pulita e puntuale. Prova il giro di braccio Nico Casa e Navid prova a cercare un po' lo sfondo, ma non viene. Quindi si ricomincia, frangente di gioco in cui tutte le azioni sembrano legate ai singoli. Uno contro uno, prova ad andare via, ma ancora 9 metri. Nico Casa ha provato a legare, portare via il secondo per far salire dall'olio e mandarlo al tiro tra 2 e 3. Ma non si riesce. Quindi si comincia, 9 metri, Carpi a rischio passivo. Passivo arrivato, Coppola. Ha il buco ma non riesce perché chiude Alan Pereira. Non era in area, assurdo. È ammazzarlo. Vediamo, stesso gioco di prima. Nico Casa, palla per Beltrami che si butta sul pallone ma non la prende. Va in contropiede Rubiera. Tanto spazio a destra, superiorità numerica ma non la tiene stretta. E Nico Casa non fa neanche il gesto di provare a lanciare. Beva sul Carpi con una calma invidiabile. Oh, dai rega! Come all'inizio! Tanti errori da parte del Rubiera. Rubiera sta veramente buttando via la partita. Carabulea scarica per Coppola che va per l'ala. Che la dà Ceccarini! Che è rimasto Sornione per buoni 35 minuti. E guardate come l'ha bloccata Kai Frensama. Che è rimasta lì. E qua si prende 2 minuti Beltrami. Beh, oh. Vengono richiamati. 2 minuti per aver parlato Bartoli e Beltrami. Doppia ingenuità. Dai, Nico. 2 minuti, frutto di tanta tensione questa. Una partita sentita tantissimo da parte di entrambe le compagini che sono andate, che si sono presentate in questa Serie A Gold insieme, avendo vinto le finals a Chieti insieme, dopo aver vinto il girone insieme ancora, veramente sono andati a braccetto
e dopo essersi fatti anche l'anno scorso i playout sempre insieme. Vediamo ora il Carpi che gioca senza portiere, doppio pivot, mette Serafini a pivot, palla per Coppola che ha anche impattato col difensore, la mette dentro, prova a scappare via il Carpi, più 7, 8 al termine. Galluzzo mette Jack Boni, butta Jack Boni nella mischia, ex di Lusso, di Benedetto anche, giro palla, guardate come prende la posizione a strada, si prende Benedetto, scarica per Ila che riesce ad aprire, apre a Infresa ma e la chiude sul primo palo, complimenti, bel gol. Il Carpi ora va in attacco, doppio pivot per il Carpi, pallone, brutto pallone ma rimane lì, fortunato è fortunato il Carpi che arriva la palla ad Aloglio che prova un pallonetto, che però da quando percepisco gli arbitri vedono che sono sporcato il tiro e quindi pulisce di 7 metri, ennesimo regalo questo da parte della compagine della Rubiera, perché questa era una palla sbagliata, il passaggio sbagliato da parte di Nico Casa che il Carpi è riuscito a prendere per un rimbalzo. Coppola va dai 7 metri, ma l'olio furtivo va a vedere se è un rimbalzo che passa di lì, ma non c'è bisogno, non c'è bisogno perché Coppola la mette dentro. Bravo Nico! Il Carpi scappa più 7 a 7 minuti dal termine. Ora il Rubiera deve accelerare, palla per Ila, si prende il tiro forzato, ma Aifren Samar rimane lì, non si muove, non fa lo stesso errore precedente di aver seguito il tiro. Aifren oggettivamente una gran partita, ma una gran partita del Carpi a livello difensivo, di tutti i giocatori. A livello difensivo Nico Casa, cabina di regia, Serafini incrocio senza palla, Beltrami blocco tra 3 e 4, fa lo scivolamento, c'è il buco e la mette dentro, anche questa volta provvidenziale lo spostamento, lo scivolamento di Nico, di Beltrami che ha portato con sé il diretto difensore, consentendo a Nico Casa di avere una buona apertura di campo. E ora vediamo due minuti ai danni di Ceccarini, non ho capito se perché ha parlato o perché ha toccato Jack Boni al tiro. Nel mentre va Pagano sui 7 metri contro Aifrey. E time out da parte di Galluzzo. Andiamo in time out anche noi. Quindi questo qua si vende adesso a uomo? Annunciare il pronostico. Vediamo cosa ha detto Galluzzo. Io suppongo che abbia detto Pagano fai i gol e tutti gli altri è uomo. Così è uomo. Così, a interpretare. Leggendo, ho cercato di leggere da qua il labiale di Galluzzo. Intanto vediamo che tutti vanno a difendere Samai Frey che non arriva al tiro, vediamo cosa succede adesso
Secondo me ci hai beccato. Rischio di non essermi sbagliato che hai detto di andare a uomo. Toh. Ora il Carpi deve fare il gioco dei passaggi. Gioco dei passaggi. Per andare. Il Rubiera deve far fallo. Si vuole giocare e si va a provare a prendere uno sfondo. Secondo te questo... Cosa fa? Boni si domanda perché. Boni si è domandato perché. Dai Nico! Vediamo se ora tornerà comunque a uomo o se per questi 9 metri il Rubiera farà a difesa schierata. Nel mentre che Tiziano fa questo duro lavoro per detergere il sudore. Nel mentre Mister Serafini con il time out in mano. Rimangono comunque vicini al gioco a uomo. Coppola, Meiri, Nico Casa che ha saltato il difensore come fosse un birillo, l'ha saltato come fosse un birillo e due minuti Anavid, due minuti pesantissimi. A 5 minuti che possono rischiare di valere una partita. Ah, mi ci voleva proprio le due goccine. Ci sta. Portan bene. Ora 5 al termine. Carpi più 7. Più 8. Carvi più 8 e palla in mano a Rubiera in un uomo in meno. Oh raga, dai con sta difesa lì, senza gol. Dai finché arrivi. Il Carpi che è in un in meno. Siamo in un in meno! Giro palla. Carabulea va uno contro uno ma non molla, ha mollato il pallone ma ritorna la palla per Coppola che la mette dentro! Di agilità! Ribaltamento di fronte, palla per Benci! Che vede blu! Che trova un airframe sulla sua strada! E ora i Carpi assolutamente senza fretta. Il Rubiera aggressivissimo che non si dà per vinto. Probabilmente perché? Perché vuole cercare di abbassare la differenza reti con la gara dell'andata. Però in questo momento non mi sembra che gli stia venendo particolarmente bene. 4 al termine, 8, più 8 per i Carpi. Coppola chiama, avvicina i suoi. Meiri, palla per Sortino che va, ovviamente fa uno contro uno per il tiro. Coppola va dentro, ancora la mette dentro. Evidentemente Mister Serafini ha allenato il gioco dei 10 passaggi in settimana. Di Benedetto. Tabellone. Carpi più 9, 3 e mezzo al termine. Di Benedetto uno contro uno con Serafini, si prende il tiro, che bel gol che ha fatto Di Benedetto. Veramente un bel gol. Cambio direzione esplosivo che lascia sulle gambe Serafini. Sempre a uomo Rubiera. Meiri. Prova ad andare via. Boni, Jack Boni convince di aver toccato il pallone, non è d'accordo il direttore di gara. Serafini si alza e la mette dentro. Ah, punto troppo facile. La difesa non sta sicuramente aiutando Voljovac. Di Benedetto fuori strada. Beltrami
va a disturbare sempre Di Benedetto che la molla per strada, ma fa buona guardia, fa buona guardia Coppola. 2 e mezzo al termine. Giro palla Pagano per Di Benedetto che la molla lì ma non riesce a trovare, non riesce a trovare il gol. La panchina dei Carpi in piedi, più 9. Il Rubiera, vediamo se continua ad andare a uomo o meno. No, vanno a difesa, tornano a difesa schierata. Carabulea scarica Sortino, finita di tiro, ma rimane lì la palla. Sotto passivo il Carpi, Meiri, difesa, taglia in area, taglia in area Beltrami. Pereira fa salire i suoi. Pagano, Di Benedetto, c'è l'autostrada, passi. Non si aspettava, non si aspettava Di Benedetto di non avere nessuno davanti. 1 e mezzo al termine. Il Carpi senza fretta, il Rubiera sembra un po' sconsolato. C'è chi va uomo, chi non va uomo. Il Carpi sta facendo passare il tempo in attesa dello scadere. C'è un altro tiro per Coppola che però trova Rivi, subentrato Rivi sulla sua strada. Palla per Boni, ex di lusso, che impatta su ai Fresama. E direi che quello che doveva dire la partita rischia di averla detta. Però guardate, Giovanardi continua comunque con la sua 5 più 1 andare a disturbare. Il Carpi continua a giocare, a onorare la partita. Recupera la palla Pagano, prova la difesa per Coppola ma non va. 10 al termine più 8. Penso che non verrà battuto questo. E il Carpi si aggiudica il derby con Rubiera per 29-21. Complimenti alla compagine di Mister Serafini. La prossima settimana vedrà il Carpi andare in quel di Romagna, uno scontro fondamentale per il posizionamento in chiave play-out. Il Rubiera invece andrà in quel di Siracusa per giocarsi una speranza di uscire dai play-out. Siracusa che ricordiamo oggi aver battuto i fondi. Noi ci ritroviamo il 1° aprile per Carpi Conversano, che il Carpi ospiterà i campioni d'Italia. Buona serata a tutti e grazie per l'ascolto.